Buongiorno a tutti in questa domenica 3 settembre, guadagnare perdendo. È il paradosso che ci viene consegnato in questa 22esima domenica del tempo ordinario, visto che Gesù ha appena annunciato la sua morte. Sì, il figlio dell'uomo adesso andrà a Gerusalemme, ma lì dovrà patire, venire ucciso per poi risorgere. E quel Simon Pietro, siamo sempre nel capitolo 16 di Matteo, quel Simon Pietro che aveva riconosciuto in quel Gesù di Nazareth il Messia, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, adesso non ce la fa proprio ad accettare una sconfitta del suo maestro, così bravo, così buono, così capace, perché mai dovrebbe essere rifiutato? Perché si deve rifiutare il bene? Perché si deve rifiutare la bellezza, la giustizia? È il dramma della libertà dell'uomo che può anche rinchiudersi in se stesso. Sì, Simon Pietro non accetta tutto questo. Egli che era stato definito beato, beato te, Simone, figlio di Giona, si sentirà dire proprio da Gesù: vai dietro a me, rimettiti in fila. Di nuovo scegli me come maestro perché ti stai comportando da Satan, da oppositore, tu mi sei di scandalo. Cioè non accetti che l'uomo possa rimanere libero di servire la verità e la giustizia o rifiutarla. Non accetti la fatica della coerenza, del dolore, della sofferenza per il bene. E pensi che Dio sia sempre dalla parte di quelli che vincono. E qui ci viene consegnato un altro criterio. Eh sì, chi vuole guadagnare la vita la perde, ma chi la perderà per causa mia del Vangelo, la salverà, la guadagnerà. Sì, è proprio perdendoci, perciò che vale davvero che ritroveremo la vita. In fondo non siamo nulla se non ciò che doniamo agli altri. È proprio perdendo la vita, mettendola al servizio, cercando la gioia nei fratelli, donando, mettendo in circolo davvero quei talenti, quelle grazie che abbiamo ricevuto, che riscopriamo la nostra vita meravigliosa, abitata appunto dallo stesso amore di Dio. Ma occorre vivere tutto questo, metterci in gioco. Non basta, come Simon Pietro, cogliere una verità, cogliere una strada buona per poi non percorrerla, per poi non fidarci di Gesù. Troppi cristiani si fermano all'ammirazione, anche alle buone intuizioni o buone intenzioni, senza poi mettersi in gioco. Ricominciamo oggi a scegliere Gesù come maestro. Oggi a non disperare quando le cose vanno male, ma ad accettare il peso della nostra responsabilità, ad accettare anche la via del bene che comporta anche la sofferenza, ma meglio perderci per ciò che rimane per sempre, perdere la nostra vita per amore piuttosto che perderla dietro a tutto ciò che ci illude e poi ci delude. Buona domenica a tutti!